stiamo accendendo un fuocherello. Adesso vi spiego il perché, il motivo di questo fuocherello. Stiamo facendo dei lavori in giardino e ci è venuta voglia di cucinare all'antica. Quindi oggi faremo uno spaghetto all'assassina sul fuoco. Poi magari ci facciamo anche un polletto, vediamo. Abbiamo posizionato un pentolone, chiaramente in ghisa, con dei pomodori, del succo di pomodoro e sale, una specie di brodo di pomodoro. Lo facciamo andare quasi in ebollizione. Metteremo in una padella di ghisa abbondantissimo olio, evo e aglio. Iniziamo a far soffriggere l'olio con l'aglio. Quando inizia a soffriggere aggiungiamo gli spaghetti e li facciamo tostare, questo è il vero segreto. Quando i nostri spaghetti saranno ben tostati aggiungiamo i pomodorini e poi ovviamente un ottimo pomodorino in barattolo. Facciamo tutto addensare per bene e come un risotto dobbiamo aggiungere di tanto in tanto poca acqua, quindi facciamoli risottare, ma ricordate non aggiungete troppa acqua. Adesso è arrivato il momento del peperoncino. In questo momento ne sto mettendo davvero pochissimo perché mangia anche il bambino con noi, ma voi mettetene molto di più. Ricordate di girare continuamente, proprio come se fosse un vero risotto. Se si attacca però, a differenza del risotto, questa volta lasciatelo attaccare, perché gli spaghetti all'assassina devono essere proprio così, belli bruciacchiati e attaccati sul fondo della padella. E questa padella in ghisa è ottima per fare questo tipo di pasta. Adesso sono pronti, guardate che cremosità, guardate come sono belli sbruciacchiati e anche molto croccanti. Possiamo gustarci finalmente questo piatto in totale armonia con la natura. Guardate. E buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Bruciano ma sono buonissimi. Ricordate di lasciarci un like e di iscrivervi sui nostri canali social, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, tutti.